100.000 iscritti! Fermi, fermi, fermi un secondo. Il 10 aprile del 2018 è quando ho pubblicato il mio primo video, ovvero una cover della canzone dei Coldplay, The Scientist. Inizialmente ero tipo pieno di ambizioni, pieno di motivazione, e poi ho visto che il processo non era così facile come credevo. Io pensavo che servisse, che bastasse una fotocamera con molta qualità per risaltare in mezzo ai milioni di canali su YouTube e quindi ottenere successo e visualizzazioni. Ma in realtà non è andata proprio così, anzi, si può dire che i primi 2 anni sono stati andati abbastanza male. Ho sempre postato solamente su YouTube e postavo una volta a settimana, ogni martedì alle 2. Poi certo ogni tanto poteva cambiare per motivi di impegni. Sta di fatto che le visual normali durante i primi 2 anni erano più o meno dalle 50 alle 100 a video. Non vi nascondo che ogni tanto c'è stata anche un po' di un po' di dubbio, no? Ero dubbioso, dicevo, ma che devo fare, insomma? E infatti durante gli anni ci sono stati diversi cambiamenti. Prima infatti facevo i vlog, per esempio, adesso non li faccio più, li faccio di meno. Insomma, ho cambiato varie cose per cercare di portare più visualizzazioni sul canale. Ma comunque anche portando questi cambiamenti non ci sono mai stati grandi risultati. Perché questo? Perché YouTube è saturissimo di contenuti. Ci sono tantissime persone su YouTube e non si riesce ad emergere, a meno che non pubblichi tantissimi contenuti, cosa quasi impossibile, cioè tipo fare un video al giorno, ma se vuoi portare anche qualità è molto tosta, devi avere persone dietro, comunque devi fare solo quello. E quindi arriviamo alla quarantena, all'inizio del Covid. È lì dove è cambiato un po' tutto. Verso la metà del primo lockdown, dove, se vi ricordate, tutti erano disperati, c'erano i maschi che si rasavano tutti a zero i capelli, insomma c'era praticamente un casino perché non si sapeva più che fare, la noia era tantissima, si doveva stare dentro casa. E di punto in bianco io decido di scaricare TikTok. Ora voi direte, ma ok, cosa c'entra? C'entra molto, adesso ci arriviamo. Partiamo dal fatto che io non avevo un'opinione bellissima di TikTok. Vabbè, in realtà come un sacco di gente a quel tempo, cioè dicevo, ma TikTok che si fa? Si fanno i balletti, ste cose. Invece poi l'ho scaricato così per curiosità e ho scoperto che ci sono tantissimi contenuti molto variegati come su YouTube. Quindi un giorno che ho fatto, ho deciso di postare, di iniziare a postare su TikTok un video al giorno. E noto che già dal primo video ho ottenuto, insomma, buoni risultati, nel senso avevo ottenuto tipo 300 visualizzazioni, che se in realtà vedi su TikTok non sono manco tantissime, però io ero colpito perché su YouTube vedevo le solite 100 visualizzazioni, 50, dicevo vabbè. Invece lì 300, il video dopo, se non sbaglio, ne aveva fatte 700, qualcosa del genere, e quindi ho continuato a postare. Poi piano piano sono diventati 3 video al giorno, finché non sono arrivato a 10.000 follower su TikTok. Dopo i 10.000 follower c'è stato un periodo di stallo, infatti rimanevo più o meno sui, se non sbaglio, 13.000 follower e non crescevo, fino a che ho scoperto uno youtuber che aiuta i creator su TikTok. Diciamo, propone delle strategie per far crescere il canale TikTok, la pagina di TikTok. E io ho deciso di acquistare il suo programma di mentorship. In pratica c'è lui che ti segue, ti corregge gli errori che fai sul canale, ti dice quanto devi postare, come devi postare certi tipi di contenuti in base alla nicchia che hai, insomma tutte ste cose che per me erano molto noiose, vi dirò la verità, cioè io tutte ste cose, tutti questi tutorial su come crescere, cioè proprio li odiavo, cioè erano proprio noiosissimi, però ho detto dai, devo fare il serio, proviamo a fare questo investimento e vediamo dove arriva. E nel giro di qualche mese sono arrivato a 100.000 follower, no, in un mese mi pare 100.000 follower, fino ad arrivare a 300.000 in 3 mesi, che era la durata del programma. Quindi io stavo veramente tra le nuvole, perché dovete capire che per 2 anni non è successo niente, poi di punto in bianco vedi che stai avendo successo
e sei contento. Fino ad arrivare ad oggi, dove ho continuato a postare, diciamo, su TikTok, e sono arrivato a, adesso sto più o meno a 850.000 follower, con video con visualizzazioni altissime. Ci sono miei video che sono arrivati a 1 milione di views grazie a TikTok, e sempre grazie all'aiuto di diciamo questo youtuber che al tempo mi seguiva, poi ogni tanto chiedevo qualche dritta su YouTube una volta finito il programma. Insomma, sono riuscito a far andare i miei follower di TikTok anche su YouTube, e questo mi ha portato un grande boost in visualizzazioni, che era l'obiettivo primario, perché alla fine TikTok io non so quanto resisterà, cioè potrebbe durare per tantissimi anni come potrebbe durare per un altro anno e morire. Io questo non lo so, YouTube la ritengo un po' più sicura sotto questo aspetto, perché diciamo è la piattaforma primaria, diciamo è quella più stabile. Poi anche su YouTube ho iniziato a postare gli shorts, che sarebbero praticamente tipo TikTok o storie, diciamo, sono video di 60 secondi più brevi e verticali. E queste due ultime settimane, allora, già avevo fatto tipo, mi pare, 80.000 follower solo grazie a questa cosa di trasferire i follower da TikTok a YouTube. Anzi, ringrazio, ci tengo a precisare che ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito qui su YouTube, e seguirò tutte le persone che mi scriveranno qui sotto il nome di TikTok, le seguirò tutte su TikTok, e insomma, per ringraziare. Quindi niente, avevo fatto più o meno 80.000 follower, e poi di botto sono iniziato ad arrivare un casino di views sui miei video di YouTube, ma parliamo di 100.000 views, 300, mi pare che uno ce ne ha 300.000 o due, non mi ricordo. In pochi giorni sono arrivato a 100.000 follower, iscritti, che per me è assurdo, nel senso, io comunque vedevo, pensate che all'inizio io vedevo i 1.000 follower, i 1.000 iscritti come un traguardo assurdo, cioè dicevo, beh, però se arrivi a 1.000 iscritti vuol dire che ce l'hai fatta, cioè che comunque ti seguono abbastanza persone da poter continuare a crescere, questo pensavo, poi ho scoperto che non era così, tra l'altro, e adesso siamo a 100.000 follower, già 10.000 era assurdo. 100.000 ragazzi, cioè veramente io non so come ringraziarvi, non so come ringraziare tutte le persone che si sono iscritte, i nuovi iscritti. Vi ripeto, se avete un account TikTok, scrivete il nome qui sotto e vi seguo, altrimenti anche su Instagram, però lì seguitemi direttamente e vi seguo da lì. E niente, questo in realtà non è un vero e proprio speciale. Se vi va, nei commenti potete anche scrivere delle idee per nuovi format, sempre musicali, ragazzi, perché vorrei mantenere per questo canale un carattere musicale, cioè vorrei che sia un canale più basato sulla musica. Quindi se avete idee, proponete pure, se no tranquilli. E niente, vi ringrazio ancora, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!